Effettivamente, secondo qualcuno, questo non è il miglior momento per guidare un ente di promozione sportiva. Io invece non la penso così, nel senso che è un grande stimolo poter lavorare e preparare la ripartenza per il periodo post-Covid, perché diciamo che durante la mia relazione ho identificato questo momento come il più difficile dopo quello del dopoguerra, soprattutto per lo sport, ed effettivamente così è. È un servizio, è un settore che è fermo da un anno, tante persone che non lavorano, tanti atleti che non giocano, tanta voglia di socialità pronta a riesplodere. È molto stimolante in questo momento storico particolare poter guidare un ente di promozione sportiva così presente e radicato sul territorio marchigiano come quello del Centro Sportivo Italiano. 400 società sportive affiliate e un bacino di 25.000 tesserati. E quindi sono numeri importanti, che vedono una presenza maggiore nella provincia di Pesaro, ma una presenza importante anche in tutte le altre province. I livelli sui quali ci stiamo muovendo, principalmente sono tre. Uno, un dialogo con la regione Marche politica, per cercare di capire anche quelle che sono azioni che possono essere condivise con l'amministrazione regionale. Uno, a livello di omogeneità di attività sul territorio regionale, naturalmente valorizzando le peculiarità di un territorio rispetto ad un altro. Ad esempio, in quest'ultimo periodo stiamo spingendo sulla formazione di allenatori per il padel e infine coordinarci anche a livello nazionale, perché poi quando ripartiranno i campionati si inseriranno nell'ambito dei campionati nazionali. Siamo abbastanza convinti che la ripartenza, prima che con le attività sportive classiche, soprattutto quelle di squadra, potrà avvenire con iniziative, diciamo, più promozionali, e questo ci fa anche piacere, perché il Centro Sportivo Italiano, non dimentichiamo che nasce nelle parrocchie, nasce negli oratori, nasce nelle piazze, ed è proprio lì il primo posto nel quale noi vogliamo tornare. Vogliamo tornare a aggregare i bambini negli oratori, quindi legarci anche alle realtà parrocchiali. E quindi stiamo studiando insieme agli assistenti ecclesiastici, quindi i consulenti, i preti che accompagnano il cammino di ogni comitato provinciale, un progetto organico oratoriale a livello regionale. E in più vogliamo tornare nelle piazze, quindi quando sarà possibile fare momenti di sport e di concerto con le amministrazioni comunali per coinvolgere a livello puramente di divertimento e non competitivo, bambini, ragazzi, ma anche adulti, in eventi, diciamo, itineranti che possano girare un po' per tutte le principali città della nostra regione.